Tra un miraggio c'è sempre un miraggio. L'arte del gioco, il gioco dell'arte. Fino al 27 gennaio nei chiostri del Teatro San Domenico a Crema la mostra di Bruno Gentile, alias Bruno. La prima parte della mostra si ispira moltissimo al rappresentare questo gioco e questi giocattoli attraverso una tecnica tradizionale, l'olio su tela. Molti di questi quadri si ispirano appunto alla collezione di Gruno e alcuni suoi giocattoli. In una seconda sala si vedranno delle cose totalmente diverse. Gruno decide di sperimentare la digital art, cioè l'utilizzo del computer, della macchina fotografica. Ho creato Le cartoline, è il titolo di questa serie di immagini dal titolo Le cartoline o saluti dalle Dolomiti, saluti dal mare, e per spiegare tecnicamente cosa sono dei paesaggi che non esistono ma che ricreano l'atmosfera di un'Italia, anche questa di un'Italia che è un po' passata, della bella Italia, dell'Italia che appariva su queste banali cartoline degli anni 50, anni 60. Sono ricostruite con una tecnica computerizzata. Apparentemente sembra una scappatoia artistica, ma io ritengo che non sia così, perché gli strumenti, la tecnologia moderna offrono all'artista la possibilità di nuovi spunti.